Quello che faremo oggi sarà, per me, diceva Francesco, anche un seminario, una lezione abbastanza tipica, perché normalmente sono abituato a trasferire delle nozioni, comunque a interfacciarmi con chi è che già suona, chi è che già magari suona anche un altro strumento, quindi non per forza diciamo chitarrista, ma chi ha già delle competenze. Per cui oggi cercherò di fare una sintesi della sintesi delle sintesi, per cercare di non sembrare assolutamente prolisso e di trasferirvi veramente, di farvi capire quello che è il concetto della comunicazione con la musica. Comunicazione con la musica significa, per quello che è la mia visione essenziale della questione, significa cercare di andare nella realtà intrinseca di ognuno di noi. Possiamo riuscire a trasferire delle emozioni attraverso due canali, infatti analizzeremo anche degli spot proprio per renderci conto di come alcune aziende riescono a sfruttare la musica, quindi il canale uditivo, ma nel senso proprio dell'ascolto, del sentire. C'è molta differenza tra sentire e ascoltare, ragazzi, ok? Quindi analizzeremo proprio come la musica possa in qualche maniera influire sugli stati d'animo delle persone, ma già voi siete degli esempi di questo, di quello che sto appena dicendo, perché a meno che uno non abbia problemi proprio ad ascoltare, nel senso non riesce a sentire, penso che ognuno di noi abbia un gruppo di riferimento, un cantante di riferimento, non so, no? Quindi non si può non ascoltare così, voglio dire, giorno per giorno. Quindi cerchiamo di capire come, oltre all'aspetto visivo, quindi delle immagini, quello musicale, proprio del suono, possa in qualche maniera aiutarci a entrare prima in comunicazione con noi stessi e poi anche in comunicazione con gli altri. Questo ovviamente le grosse aziende negli ultimi anni specialmente hanno imparato saldamente, quindi è un concetto molto 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 chiaro però. Allora io inizierei, se siete d'accordo ragazzi, poi libertà di domande, fate quello che potete chiedermi, diciamo quello che vi interessa maggiormente. Allora io ho recuperato delle informazioni che ho reputato interessante leggervi sull'argomento, poche righe, non sono tantissime. Giusto per capire esattamente il nesso tra comunicazione e musica, ok? Allora, la musica è l'arte e la scienza del suono. Arte in quanto quel contesto di norme, pratiche, idonee a conseguire determinati gradevoli effetti sonori. Scienza in quanto attraverso lo studio della nascita e dell'evoluzione nel corso del tempo e l'analisi dell'intima struttura della musica. Si fa opera strettamente scientifica, quindi se vogliamo si può anche analizzare scientificamente quello che è la comunicazione con la musica, quindi non è una cosa, diciamo, così astratta, no? La musica è soprattutto comunicazione. Le nuove forme di comunicazione emergenti nell'universo giovanile possono testimoniare come e perché la musica sia comunicazione, ovvero uno strumento di relazione fondamentale tra il sé e gli altri, tra il proprio mondo interiore e l'ambiente. Musica e comunicazione esplorano i nessi in uno scenario come quello attuale, in cui i media tendono a configurarsi come un ambiente di vita che dà forma alle esperienze cognitive, emotive e socio-relazionali delle persone, e dunque come una delle principali agenzie di socializzazione delle giovani generazioni. Ovviamente i media sono in qualche maniera interessati a una persona, no? Cioè, se io devo vendere un iPad, vedremo anche lo spot, devo scegliere una musica che deve avere un linguaggio, che noi analizzeremo in sintesi, vi dicevo, appropriato al mio prodotto. Ok? Non avete mai sentito musica cubana? Bianco, che ci scompa il brano di Linkin Park?
parco dei popoli, con le due scene del Mulino Bianco, ok? Quindi ci sono delle relazioni ovviamente fondamentali che vanno proprio veramente al limite dell'ovvietà. Noi cerchiamo di andare oltre, ragazzi, non sono qui per spiegarvi che il piano di parco non va bene per vendere le due scene, questo è ovvio che è una cosa molto intuibile, ma andiamo a capire il perché, ok? Quando si vende un prodotto, queste sono cose che poi state studiando in maniera molto approfonditamente, è chiaro che dell'azienda deve mettersi a livello della persona che sta vendendo il prodotto, quindi deve investigare sulle varie nicchie di mercato. Se io devo vendere un iPad ad una determinata nicchia, so che quella lì, io devo conoscere quella nicchia a fondo, da quando si alza la mattina a quando va per via, devo capire i gusti, devo capire a fondo realmente cosa ascolta, devo trasmettere sicurezza, devo far capire che il mio prodotto è per lui, e quindi probabilmente la musica sbagliata dare un messaggio assolutamente diverso a quello che la realtà, quindi questo lo vedremo, diciamo, a breve. Andiamo avanti. Se analizziamo l'evoluzione della musica nel corso della storia, si nota infatti come la progressiva conquista di nuove sonorità e l'abbattimento di determinati schemi seguono un filo evolutivo proprio, modificando progressivamente i gusti e le abitudini dell'ascolto. Ok? Dare concetto ancora più valido oggi, dove la rapida evoluzione tecnologica che ha contraddistinto, gli ultimi decenni è profondamente cambiato il concetto di fare musica, così come sono cambiate le sonorità che suscitano determinate emozioni. Okay? Oggi ci emozioniamo se ascoltiamo determinata musica, 20 anni fa o 25 anni fa, quando i nostri genitori erano piccoli, magari si emozionavano con un'altra realtà musicale, quindi con un altro tipo di trama, insomma, lei ascoltando, che siamo la cantante, bellissima che adesso è scomparsa, Nina, ok, ascoltando Nina, magari c'è una, o ascoltando, che ne so, ancora canta, assolutamente, cioè, però se poi analizziamo una cantante pop odierna, Laura Pausini, ok, la mettiamo a confronto di... ma è anche un problema di armonia, perché dopo vedremo anche proprio praticamente sullo strumento. Quindi le aziende si sono evolute, non si è evoluto solo il prodotto, ma si è evoluta anche la musica che accompagna il prodotto, perché la comunicazione va avanti, come tutti. Che perché qualche artista non si è saputo trasformare nel tempo, per i Madonna si è saputo trasformare nel tempo. Ah, per me è rimasta quella. Ma sì, però non è un deterrente negativo, nel senso lei ha la sua figura artistica e ha deciso di concentrarsi su quello, capito? Al contrario, forse Madonna è andata più incontro alle idee, quindi capisci, cioè dipende un po' dai punti di vista. Può rivedersi con tutto il
del proprio collega, ma può anche non ripetersi. Quindi secondo me bisogna ammirare invece di vai incontro alle nuove tendenze, cioè evolve un po' come succede in altri ambiti, non specificatamente musicale. Adesso vi leggo una cosa molto interessante tratta da un estratto di Pensare, Sognare e Comunicare, che è un blog. Allora, la musica è veicolo dell'interiorità, dell'inesprimibile, dell'immediatezza sottratta ai vincoli della ragione e del concetto che soffocano la dimensione creativa e produttiva dell'uomo, impedendogli il riscatto e la salvezza. Sentite cosa diceva Nietzsche, proprio della musica. Dio ci ha dato la musica in primo luogo per indirizzarci verso l'alto. Cioè ragazzi, non stiamo parlando di un musicista, ok? La musica raduna in sé tutte le virtù, sa essere nobile, scherzosa, sa rallegrarci ed ammazzire l'animo più rosso con la dolcezza delle sue note melanconiche. Ma il suo compito principale è guidare i nostri pensieri verso l'alto, così da elevarci, da toccarci nel profondo. Quindi vuol dire che la musica quando ci arriva, ragazzi, è viva. Cioè è più difficile ammirare un dipinto di Michelangelo e capirne effettivamente l'essenza. Ci devo starci un po' a capire. E se non ho una mia culturalizzazione precedente, pregressa, che mi permette di capire, effettivamente di ammirare la sfumatura, a me mi danno un quadro di Picasso, io dopo 3 minuti dico, oh, ok, pure tu. Cade questa cosa. Secondo me sapete, la tua casa, ma sono io ignorante, cioè non sono io che non ho una mia culturalizzazione interiore tale da arrivo qualcuno, magari mi guardo un po' di casa, mi casco e mi piango. Invece la musica no, ragazzi, la musica arriva. Cioè, faremo degli esempi, vi faccio ascoltare le cose, la musica dopo 3 secondi arriva, ed è così. Cioè io dico c'è una stazione che manda l'impulso, può essere un CD, può essere il suono, può essere vedete una vita al vivo e poi siete la stazione di ricevente, ma su questo siamo d'accordo ragazzi, la musica arriva prima delle immagini, si vende dopo le immagini, ma arriva è un impulso che c'è proprio naturalmente, non possiamo farci nulla, ok? Su questo avete qualcosa da chiedere o da aggiungere? Quindi, questa lettura ha un fine ispirazionale, come? Ha un fine ispirazionale, cioè ispirare le persone che ti ascoltano a qualcosa. Assolutamente. Infatti io non sono d'accordo con il concetto di, come dire, mettere la musica lì, c'è la musica, ok? Ma tu che fai? Io faccio musica. C'è la musica, e tu che fai? Io faccio marketing. No ragazzi, la musica ci accompagna ogni giorno, cioè noi vediamo la mattina, si vede. Cioè dico, non è il mero piacere di ascoltarla, è qualcosa di più. È qualcosa di più, assolutamente. Noi adesso tratteremo, ma proprio in sintesi, anche quello che era il concetto aristotelico. Cioè, comunque una cosa che riguarda, ragazzi, la vita, la storia dell'uomo, cioè una cosa più antica che esistesse, che possa poteva esistere, diciamo, già dai tempi dei nomi delle storie, una cosa più antica di e va sfruttata, cioè va sfruttata nel senso va apprezzata, va studiata in maniera anche diversa, va sentita che la studio, però va sicuramente tenuta in considerazione. Benissimo, altra cosa che volevo leggere. La musica non è un'arte perché il suo scopo non è di mediare e sublimare, bensì di riallacciarsi a contenuti interni amorfi per potenziarli e scaricarli, negando appunto la mediazione della visione. Infatti scaricati era proprio legato al download, eccetera, illegale. No, l'introduzione di visioni della musica nel deteriora la qualità. Chiudere gli occhi mentre si ascolta la musica, questo è importante, ha lo scopo di impedire alle immagini provenienti dall'esterno di mediare la tensione interna che si va accumulando e che viene inibita nella meta e rivolta verso l'esterno. È un concetto un po'... l'avete capito? Cioè, le immagini, quando io ascolto un dramma e ho gli occhi aperti, magari gli altri cani, tipo così, no? L'ascolto viene mediato dalla mia percezione esterna. L'ascolto migliore che potete fare voi, qualsiasi genere ascoltiate, è sedervi in posto di mano, chiudere gli occhi e ascoltare. E farvi una, costruire una vostra realtà interiore sulla base di quello che ascoltate, non sulla base di quello che veramente è la vostra realtà del momento. Questa è una cosa molto interessante, secondo me, un concetto molto interessante. Ok. Ah, questo è interessantissimo, ragazzi. Nella realtà non può esserci musica dionisiaca. Sapete cos'è la musica dionisiaca? Che Dionisia che viene utilizzato da Dionisio il grande per sì, insomma un avvicendarsi di bere di orge di cose di questo, quindi ovviamente avevano
prima punita, veniva punita ovviamente, musica dionisiaca veniva punita ovviamente dalla Chiesa, poi successivamente perché era ovviamente legata al paganesimo. E poi si dice che in realtà non può esserci musica dionisiaca allo stato puro, a meno che l'apice di ogni musica non si traduca in orgasmo. È una certa deviazione energetica in rappresentazione diventa sempre un compromesso inevitabile. Ma può darsi che un tempo le cose siano state proprio così. Infatti il giro di Dioniso viene associato non solo alla musica ma contemporaneamente anche al baccanale, cioè alla danza orgiastica e alla tragedia, quindi c'è una tradizione un pochino più antica. Ok, quindi questo è in linea di massima quello di cui oggi volevo parlare, cioè siamo arrivati quindi al risultato finale, adesso dobbiamo fare un passo indietro e cercare invece di capire come ci sia. Ok? Allora. Però che si sente ragazzi, perché l'aula è ampia. Quindi chitarra niente, nessuno lo vuole. Positività o negatività.
diciamo, parliamo di gioia, ok? Vi trasmette gioia o vi trasmette malinconia? Lo vedete più arancione o lo vedete un po' più grigio? Ok? Allora, gli accordi semidiminuiti e diminuiti
Abbiamo trattato quella degli accordi alterati, che siete più d'accordo sulla sedile che trasmettano tensione. L'accordo semidiminuito prepara alla tensione. Cioè, vedi che la musica c'ha anche una componente semidiminuito o diminuito. La famiglia, sto parlando d'accordo, stiamo parlando di famiglie, che significa quando parliamo, facciamo anche un passo indietro, della famiglia maggiore o piccola. Thank you.
Semidivido c'è, infatti l'ho detto nel tema. Lo vuoi sentire? Solo il pezzo semidivido? Ascoltando le armonie, voi avete davanti a voi
Pierino il lupo. Cioè, allucinante. Mussoschi, che ha sempre scritto quadri in esposizione. Sgogliete degli occhi, avete esattamente la galleria davanti ai vostri occhi. Cioè, quindi quello che è la musica, il titolo del titolo di una composizione, in qualche maniera deve darvi esattamente l'idea del brano. Questo pezzo, per esempio, si chiama Open Heart, quindi cuore aperto, voglio dire, l'idea del brano sicuramente deve pensare a qualcosa di gioioso, qualcosa di, che sia di molto, molto, diciamo, positivo. Quindi, immaginiamo di utilizzare una determinata musica in una determinata situazione invece della vita di tutti i giorni. Ci sentiamo un pochino giù, siamo un pochino tristi perché magari qualcosa ci è andato un pochino storto, ovviamente che cosa ascoltiamo in cuffia? Sicuramente non ascolteremo Marco Masini, se non ci affanciamo, con tutto rispetto ovviamente, sicuramente non ascolteremo dei cantanti o della musica che ci trasferisce quel tipo di emozione lì, ok? Vado in palestra, mi devo allenare, perché ho una gara fra un po' di tempo, ovviamente ho bisogno di musica nera, musica mi trasferisce, diciamo, emozioni positive. Ma per le donne non è così. Per le donne non è così, in che senso? Ma è più tristi spesso. Sei portata ad ascoltare canzoni. Infatti questa è una condizione tipicamente maschile di reagire, no? Le donne sono più pratiche, più brave a crogiolarsi con la loro emozione, diciamo, del momento, no? Sono tanto delle fatte, non a caso lavora così, mi basta, hanno da tanto, a voglia di mettere il loro. Quindi è normale che quello è il motivo che ci dà, però in generale, diciamo, siamo d'accordo, no? Cioè quello che noi vogliamo realmente è un po' lo specchio di quello che vogliamo, ascoltare in quel momento lì, ok? Adesso volevo intanto rispondo a qualche domanda su quello che ho detto un po' sulle armonie, sulle vostre curiosità, e poi magari spieghiamo ancora un altro pezzo e vi faccio qualche altro esempio. Quindi, domanda vai, ragazzi. Questo è il trasferimento di emozioni. Sì, io non so se c'è solo nel suonato oppure nel parlato. Cioè, come si fa per fare un suonato e parlato? Allora, adesso che ho parlato solo della musica, nel caso del parlato intervengono due aspetti. Uno che è quello del testo. Specialmente se in italiano, ovviamente siamo italiani, quindi lo sento che la facciamo bene in testo, ovviamente anche quindi il testo, cioè, come dire, l'esposizione di un concetto può anche interagire con le nostre emozioni, prima. E poi la melodia del cantato. Ci siamo? Cioè, la voce ha questa doppia funzione rispetto alla chitarra. La chitarra non può esprimere parole, no? Non può parlare, cioè non può dare delle, non può dire delle parole, la voce sì. Quindi la doppia funzione è quella, da una parte, discenda delle note della melodia. Se io faccio da do do da è un conto, se io faccio da di da do da è un altro conto, ok? Quindi, e poi che cosa dico da do di do da, che parola dico, cosa voglio comunicare? Quindi rispondo alla domanda dicendo sì, si può funzionare anche assolutamente con la musica cantata, infatti tutti gli spot che vedremo hanno quello come messaggio. Quindi una curiosità più che altro, sì. Infatti nel testo e per la musica o per la musica per il testo? Dipende dal compositore, dipende dall'ispirazione che uno ha. Spesso si parte dalla musica e poi dopo si costruisce il testo. Oppure uno magari che sono in macchina, viene un'idea cantata e poi lo costruisce la canzone. Dipende dall'ispirazione che uno vuole dare, insomma, agli altri, no? Questa è una chitarra acustica classica, ha le corde di nylon. Si può suonare qualsiasi cosa, questo c'è il suono. Qualsiasi cosa, voglio dire, non è un problema che... non è un modello, di... Mi sono molto fiero perché, tra l'altro, anche un contratto con questa azienda le utilizzo con piacere anche perché mi piace come strumento. Altre domande, ragazzi? Legate alla fine, vai! Come la musica è legata molto a, vabbè, sia a livello di genere sia a livello anche di tradizioni culturali, per esempio come ci può sembrare noi sono un po' la musica orientale, sì. O prima dicevi per esempio la musica sudamericana, ormai si può, sì, siamo entrati in questo tipo che riusciamo a differenziare, sì. Però quando noi entriamo in un determinato genere di musica che magari non ascoltiamo, e spesso per esempio la sensazione è molto uguale, non so se è una, sì, cosa che capita, a me è una cosa frequente,
Allora, quando ascoltiamo musica sicuramente ci rifacciamo anche una componente etnica, quindi ho detto per esempio della musica araba o della musica tradizionale, quindi siamo più portati a ascoltare un dato in determinata etnia, insomma, vi faccio... Pensiamo subito alla Spagna, penso, no? Sì. Ok, se invece vi faccio...
che devo raccontare una cosa che mi è successa oggi, che uso il presente, che quindi nel senso sto, cioè, che mi succede, che mi sta succedendo adesso, cosa utilizzo il presente, quindi ho degli strumenti comunicativi, ovviamente in questo caso lessicali, grammaticali, che mi consentono di esprimere al meglio quello che io voglio dire adesso. La stessa cosa nella musica. Immaginate, no?
Adesso arriviamo alla Fiat
senza musica. Immaginate questi spot senza musica. Immaginate la vostra vita senza musica, ragazzi. Cioè, ma voi tornate non ci pensate. Non esiste la vita senza musica. Così come non esiste la vita senza wifi, non esiste. Cioè, sono delle costanti che ormai fanno parte del nostro quotidiano. Volevo chiederti, come ti faccio vedere questi esempi di spot? Sì. C'è qualche spot che invece hai notato negativamente? Cioè, ma che c'entra questa musica con questo messaggio? Tra quelli che ho qui? No. Io avrei messo qualcosa di più emotivo su questo video, sinceramente. Non una cosa mia. Comunque c'entra, però. We believe technology is at its very best when it's invisible. When you're conscious only of what you're doing, not the device you're doing. Maggiore, troppo, maggiore. It's just this magical thing. It can become anything you want it to be. And that's why so many people have so many different ways of looking for so many different things. L'attenzione va catalizzata. No, mi piaceva questo vecchietto con l'amico che giocava sul mare, ma non è che non niente tra i batti. Stai fermo così, come ti. Dicevamo, in questo senso non è che non c'entra nulla per rispondere alla domanda, semplicemente dico che qua la musica assurge un ruolo, secondo me, assolutamente troppo secondario. Diciamo per dire, facciamo già la stessa cosa. Quindi io avrei messo qualcosa di più coinvolgente. Perché è naturale? Sì, vediamo questa qua non può essere. È naturale, sì, video di cosa è la vita. Positivo o negativo sul comportamento
comportamento morale degli uomini e sui loro costumi. Quindi né più né meno, copia e incolla, stiamo parlando, facendo un nuovo pittarico di diversi secoli. Presso i greci questa concezione psicologica assunse i caratteri di una particolare dottrina, la dottrina dell'Eros. Essa indicò le relazioni esistenti tra alcuni aspetti del linguaggio musicale e determinati stati d'animo. Le differenti potenzialità emotive della musica riguardavano principalmente le armonie, quello che abbiamo detto poc'anzi, cioè le melodie, ma poteva anche riferirsi ai ritmi e agli strumenti, quindi la scelta di determinati ritmi o di determinati strumenti potevano sicuramente interagire con quello che stavo suonando. La dottrina dell'Eros ebbe la prima elaborazione nell'ambito della scuola pitagorica, ma venne sviluppata sistematicamente solo a partire dal V secolo a.C., dall'opera di Damone di Atene e successivamente da Platone e da Aristotele. Il nucleo centrale della dottrina consiste nel riconoscere che ad ogni armonia era attribuito un proprio Eros, cioè un carattere o sentimento. Per esempio, secondo Platone, l'armonia dorica era virile, grave, possiamo parlare dell'armonia maggiore, l'armonia frigia, spontanea e dolce. Il semi diminuito per loro era frigio, non altro no. L'armonia linea, molle e conviviale, quindi potrebbe essere quella lì ancora maggiore, ma a metà fra maggiore e minore. L'armonia misolidea, la ventosa, quindi sicuramente quella minore, che adesso misolidea significa un'altra cosa perché vi ho spiegato che poi è stata codificata diversamente. Quindi il pensatore greco che per primo si occupò dell'importanza della musica nell'educazione fu l'ateniese Damone, contemporaneo amico di Pericle, nonostante ci sia rimasto scritto di lui, il suo pensiero è sufficientemente noto attraverso le varie testimonianze. Poiché la musica può influire sulla formazione dei caratteri dei giovani, sentite, Damone riteneva necessario distinguere le armonie e i ritmi buoni dai cattivi, sentite, e vigilare perché nella scuola si insegnasse e praticassero solo le armonie e i ritmi idonei a formare gli animi della virtù. Gli anni alla virtù del corale, quindi pensate un po' di che stiamo parlando, ragazzi. C'è una sorta di Cina, dire molto caustica, molto così dura, eppure si esterna così, cioè la musica aveva questo ruolo, non era tanto per il semplice scopo, ma aveva proprio un ruolo educativo, formativo alla persona. Ok? Guardate il V secolo a.C., quindi non stiamo parlando dell'altro ieri, quindi le cose ovviamente non cambiano mai. Bene, ragazzi, io spero di avervi trasmesso con gioia soprattutto, insomma, alcuni passi importanti della comunicazione in musica. Oggi avete visto una cosa che vorrei che riportaste da questa esperienza, al di là di tutte le cose significative che abbiamo sentito, tutto quello che sicuramente tutto questo vi ha fatto riflettere, le cose che avete assimilato. Una cosa, non basta ossessionarsi alle cose per conoscerle, bisogna studiarle con metodo e capire la struttura che c'è dentro le cose. E quando la riuscite a capire, come ha detto benissimo Andrea, o per noi oggi Andrea, poi imparate la grammatica e la fate talmente tanto vostra che diventa lo strumento necessario, ma non più pensato, per comunicare con il mondo. E questo è quello che dà senso a chi sta dentro e chi sta fuori. E oggi Andrea ci ha fatto vedere questo modo che io ho trovato a tratti anche emozionante. E per questo lo ringrazio profondamente di essere qua, perché dal mio punto di vista personalmente oggi abbiamo visto un grandissimo momento di dibattito. Grazie.